L'ospedale Bonomo di Andria apre la sua rinnovata ala del pronto soccorso dopo le modifiche strutturali e l'implementazione di macchinari e attrezzature sanitarie. L'operazione servirà a decongestionare gli accessi 30.000 nell'anno solare 2022, fornendo nuovi strumenti per agevolare il lavoro delle equip mediche. Nuova sala d'attesa, nuova zona per il triage infermieristico, 5 postazioni in area di sbarellamento, 6 postazioni in area di nucleo assistenziale avanzato e 11 posti di osservazione breve intensiva. Finalmente questo pronto soccorso si adegua ad uno standard che oramai è regionale, anticipando il trattamento dei pazienti meno gravi in una struttura che si chiama nucleo assistenziale avanzato, nel quale gli infermieri hanno un grande ruolo, un grande compito, quello di intercettare i codici minori, anticiparne con la realizzazione di esami di sangue, di elettrocardiogramma, il trattamento, affidandoli al medico perché rapidamente si concretizzi l'assistenza e la dimissione del paziente. Il costo dell'operazione è di 122.000 euro, somma interamente finanziata attraverso il decreto rilancio. Centrale è anche la questione organico. Recentemente bandito un concorso a tempo indeterminato per 15 dirigenti medici, in modo da implementare il personale operativo del Bonomo. Andava fatta questa rifunzionalizzazione del nostro pronto soccorso dell'ospedale di Andria. Intanto anche per dare, attraverso appunto la rifunzionalizzazione della sala d'attesa, anche una dignità maggiore ai nostri pazienti, il che ci consentirà anche di evitare le code che spesso si creano in questa struttura dove gli spazi sono piuttosto limitati delle ambulanze nella zona esterna. Quindi già questo, insomma, consentirà un più facile afflusso e poi anche per coloro che accedono autonomamente.